pausa cena, pausa gelato. Pausa gelato. Sono Ivan Giussani e mi piace il cazzo. Mi farei fare un bocchino. Ben arrivati a questo terzo Epic Meet BRC. E tu, cosa faresti se fossi un uomo per un giorno? Tantissima pipì, per vedere come funziona. Avere il brivido, e poi non posso dirlo. Quella cosa che inizia con la M? Ah sì. Già. Teo, mostrami come si penna. Si fa così o no? Va lì, usa. E abbiamo il manico. Let's go. Let's go. Raga, ho trovato la mia moto. Vai, cazzo. Me l'ha rubata? No, in realtà gliel'avevo venduta tempo fa. Cosa faresti se tu fossi uomo per un giorno? Prima cosa, seria, andrei in bagno a farla venire. Cosa faresti se tu fossi uomo per un giorno? Ma al momento non saprei, penso di andare in giro in moto, cialata, tranquilla. Vabbè, un po' come fai adesso, è la moto? È la parcheggiata in fondo, l'YZ. Altro che faresti? Andare in giro senza maglietta magari. Dimmi. Tu cosa faresti se fossi uomo per un giorno? Mi farei fare un bocchino. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect upon the... E te cosa faresti se fossi donna per un giorno? Non farebbe! No, no, proverei a capire cosa vuol dire parcheggiare una macchina. Calma, non sono tutte così. Cosa faresti se tu fossi uomo per un giorno? Oddio. Mi segui? Mi farei fare un pochino. Wow. Cosa faresti se tu fossi uomo per un giorno? Avevo il cazzo prima, te lo sei perso. No, ho delle foto prova che avessi il cazzo. Aspetta, no, perché questa situazione è un po' sgravo. Però ora io avevo un cazzo in mano. Ok. E poi no, la nena ha un video di io che vado in giro col cazzo a molestare le persone. Quindi non ha risposto alla domanda. Vorrei provare ad autoscoparmi e vedere cosa succede. Ma raga, vabbè, me l'hai chiesto uno con i capelli blu, cioè. Hai ragione, hai ragione. Comunque mi ha stupito, no. Me l'hai già chiesto? Sì, lo so, però non in live. Sinceramente, te l'ho detto, andrei a spaccarmi a merda in ogni locale senza aver paura di essere, non so, molestata da qualche tizio individuo. E proverei l'ebbrezza di essere maschio nel vero atto importante nella vita. Ottimo, ottimo, beh, io lo sapevo già, però non è vero, non è vero. Mentre adesso siamo nell'area stunt riding. Wow, 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 e ci facciamo un giro in moto, però in una diversa maniera dal solito. Mi dai il consenso di registrare? Sì. Sì, non c'è storia con SWAT, numero uno. Non avete idea di come ci sente a stare in questa situazione? Stacca in piede? Ah, orco duro. Senza un piede. Senza una ruota. Dio, mo si mette a fare anche le robe folli. Oh, oh. Let's go. Non scende. Potrebbe andare davanti fino a cena. Fino a cena, perché poi dopo ho fame e la pausa cena oppure pausa gelato va fatta. Ma preferisci la pausa cena o pausa gelato? Pausa gelato! Pausa gelato, chiaro! Molto meglio! Ma quant'è che siamo sull'impennata? Mo probabilmente 2 minuti tutti! Vabbè, dai, adesso scendo! In effetti! Cosa faresti se tu fossi uomo per un giorno? Oddio, non lo so, hai preso la persona sbagliata qui a fare questa domanda. Ma come, dai? Chiedi a lui cosa farebbe se fosse un uomo. Questo è grave, sei noiosa, Dio boh. Ciao. Cosa faresti se tu fossi un uomo per un giorno? Prenderei in mano una moto e verrei qua. Cosa cambia? Cambia perché da donna è più difficile, non è la stessa forza. Da uomo dai, è più facile forse. Se fossi io. Elicottero. Helicopter, helicopter. Io non posso provarci adesso perché sono femmina, però vorrei provare l'ebbrezza. Ciao. Cosa faresti se tu fossi un uomo per un giorno? Non lo so. Tutto quello che vuoi. Vado in moto? Vabbè, anch'io se fossi una ragazza andrei in moto.
le stesse cose che faccio da ragazzo. Facete quello? Vado in moto. Vai in moto, vabbè, vabbè. Cosa faresti se tu fossi uomo per un giorno? Oh no! Vabbè, la faccio anche a te. Contenuto censurabile. Sì. Cosa faresti se tu fossi un uomo per un giorno? Non l'ho mai provata questa esperienza, non saprei. Devo provare. Sono Ivan Giussani e mi piace il cazzo. Let's go! Guardate il Beta Boy! Che in realtà è USA Boy, che in realtà è Matteo Borghi. Ottimo, ottimo. Ciao. Ciao. Cosa faresti se tu fossi uomo per un giorno? L'elicottero col cazzo e scoprire tutte le tip. Bellissimo. Ready to play, già la sapevo la risposta. Te cosa faresti? Mi gratterei i coglioni. Va bene così, raga, questa è l'ignoranza del raduno. Let's go. Cosa farei se fossi uomo per un giorno? Molto probabilmente darei il buon esempio agli altri ragazzi su come comportarsi in certe situazioni. È la cosa più intelligente che adesso mi viene in mente al momento. Ed è la cosa più intelligente che ho sentito finora. Mi comporterei in maniera abbastanza gentile per... E cosa stupida che faresti? Se un uomo... Una cosa stupida che farei? Non mi viene in mente, sai. È una ragazza per bene. Hola. Cosa faresti se fossi un uomo per un giorno? Sicuramente andrei in moto perché non ci tocco bene. Se fossi più alta pure da uomo, essendo più alta, solitamente, non sempre, andrei in moto perché così ci tocco meglio, capito? Ma se non cambia molto, ti si aggiunge solo quella parte del corpo e diventi uomo? Proverei a vedere. Capito? Puoi dirlo, nel caso c'è nessuno. No. Vabbè, però quello. Va bene. Ottimo. Per il video di oggi è tutto, per il raduno DRC è tutto. Epic è tutto. È tutto? È tutto. Ma se non avete messo like, vediamo, non è abbastanza. C'è troppo rumore, però mettete mi piace. Mi piace. Iscrivetevi, condividete, attivate le notifiche, seguiteci su Instagram. La vera cosa è che dovete commentare. Commentate. Con le prossime domande che dobbiamo andare a fare alle ragazze ai raduni o in giro. Seguiteci su OnlyFans. Soprattutto quello. Ci vediamo nel prossimo video su OnlyFans. No, scherzo, su YouTube. Bella raga. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting locked.